Una nota della Prefettura di Salerno dell'11 ottobre scorso sembra dire stop all'attivazione dell'autovelox sulla superstrada Bussentina nel comune di Buonabitacolo. Il messaggio non è esplicito, ma sembra andare in questa direzione. Richiamando il decreto ministeriale dello scorso aprile, la Prefettura ricorda al sindaco Guercio che l'impianto, in virtù delle precedenti autorizzazioni, non può essere attivato, pena l'illegittimità delle multe. Pertanto l'ente locale deve adeguarsi alle nuove disposizioni e presentare alla Prefettura una nuova richiesta di autorizzazione per l'attivazione dell'autovelox. Con il recente decreto, ha detto il sindaco questa mattina a Pagine, tocca alle prefetture rilasciare i permessi per questi impianti. Capisco quindi la rigidità degli uffici del prefetto di Salerno. Ma da 5 anni rincorriamo questo progetto per la sicurezza sulla Bussentina e intendiamo portarlo avanti. A breve presenteremo la nuova istanza. La sensazione che la prefettura non voglia grattacapi e voglia evitare l'attivazione di questo impianto? Non nel caso specifico, in generale questo tipo di strumentazioni sono anche dei grattacapi. La ratio anche del decreto e quindi di quella che è un'attività svolta ad esempio da un prefetto la comprendo appieno, quindi sono pienamente consapevole che ci debbano essere specifici determinati requisiti affinché uno strumento del genere possa essere attivato, per cui con grande spirito di collaborazione stiamo lavorando con il prefetto per fare tutte le verifiche del caso. Se il prefetto boccia questa richiesta, cercheremo di capire perché eventualmente l'ha bocciata e quindi ragioneremo sulle motivazioni. Anche noi cercheremo di capire se è il caso di fare un ricorso. Il prefetto ci può anche dire di no, però penso che debba anche dire al territorio quale soluzione alternativa all'autovelox vuole individuare per risolvere alcune problematiche che noi su quella tratta teniamo.